lo guardo e lieto a rivelarsi pure in tardo modo l'umil bottega d'un molator di frodo. Non gli si incula mola, ferri e attrezzi, e se poi chiama aiuto, sti gran cazzi. L'armi son pronte, lucide e letali, ci sgozzerem le genti come fossero maiali. Lo shopping di Boemia proponde gli altri ferri, di pregio senza dubbio, per fare affondi e perri. Rubarli è l'intenzione, e s'ammazza il commerciante, fulminea è la reazione del guardio saltellante. E fuga, o miei signori, pel centro e per li vichi, ca uno a dieci siamo cacciati per lombrichi. Si pugna alla fin fine con armi ben molate, ma lo nemico è furbo, fazion sincronizzate. La morte non s'aspetta, ma puntualmente giunge, e chi più ne ha ne metta, di spada in cul ci punge. Si torna alla bottega col piano ormai ben chiaro, la merce la si frega, poi via come uno sparo. Si inculano le spade, s'arraffano le asce, ma giù dalle contrade lo sbirro spona e nasce. S'ammucchian li soldati a chiuderci lo passo, son stati triggerati dal bel furto con scasso, e quando ormai son tanti c'appaiono un plotone, noi li si incula secco zompando lo bancone. E giù pel bel paese, diretti alla campagna, in sella al gran garrese d'un baio da battaglia. Ormai si può pugnare con roba che costava, ci resta sol di andare a sollazzar la fava. Si incontra una pulzella, si invita ad un passeggio, lei non ci guarda e accetta, forse s'aspetta il peggio. Si corre un po' per giuoco, ma il puzzo le è assai forte, ci laverem nel fuoco e poi aprirem le porte. Romantici ed audaci s'allunga un appendice, però non è la mano, è il cazzo, lei ci dice. La si riporta indietro con scroto infagottito, si monta sul destriero e s'alza il medio dito. Quanto ci piace Kingdom Come? Non quando piove, si è appena messo a piovere. Allora ragazzi, sappiamo che ci siamo lasciati con delle belle, questa introduzione, no, che abbiamo fatto, con delle belle immagini di un Harry romantico che vuole arrivare giustamente al punto con la bella Francesca. Ci abbiamo tutte asce che costano un botto, abbiamo capito come derubare qualsiasi cosa. Parla, Herman il boia. Da, prova a farlo allontanare. No, mancano i grimaldelli. Porca di una gran troia. Senti, uccidi il boia per cortesia. E gli prendo le chiavi. Ma lui chissà dove cazzo sta adesso. Fuori. Gli abbiamo detto che il mugnaio gli deve mezzo sacco di farina. E lui subito proprio. Ma no, doveva essere la super arma. Ma io pensavo facesse un male porco sta cosa. Aspetta, riproviamo, perché quest'arma la voglio capire. No, questo è morto. No, è vivo. Ma scusa, Fifi, ma sta di quarto. Eh sì. Era vivo e stava di quarto. Ma dove si comprano i grimaldelli? Dobbiamo tornare in città, dai. Oddio, le palle. È la prima volta che ci appare nulla davanti. Se andiamo a Rattai è un macello, eh. Perché? Perché sai che cosa succede a Rattai, vero? No, niente. Cioè a Rattai dove abbiamo rubato tutta sta roba. Ma secondo me se ricarichiamo, a parte che sei bloccato, mo non te lo volevo dire, però sei proprio bloccato. No, siamo arrivati. Allora dai, ci si prova. Che cazzo succede? Perché non mi muovo? Ah, sono a cavallo. Ma no, lascialo perdere. Ma non mi fa entrare in città. Ah, succede un macello, non c'entra in città, per cortesia. Ma tanto non mi riconoscerà nessuno. Hai una ascia insanguinata e ti stanno inseguendo in 10. Che cazzo sta facendo? Mi tirano le frecce. Ma guarda quello che non c'ha niente in mano. Mo gli faccio ammazzare l'artigiano. Vai, parla. Non ma, guarda, ma guarda, guarda la cosa che va alternata al contrario. Oh, madonna, ma quanto vicolo c'è. Ma devi parlare. Senti, ricarichi per favore da dove stai. Ci stanno almeno. Mi faccio ammazzare, va bene. Ha scatenato però, abbiamo preso il talento. Vai, vai, prova a vedere a che serve sto danno, sto talento. Madonna! È una fottuta faina questo. Che cosa è successo? Te l'avevo detto che valeva la pena combattere. Ma cosa? Scatenato, è il talento. Occhio che ti sta tirando una freccia in testa. Ma cos'è successo?
Perché sei volato in gelo per un attimo? È stato bellissimo, io sono un X-Men della Boemia. Che cosa è successo? Togliti le armi, vagli dietro e sgozzalo. È un boia, questo ancora ti fa un sacco male. Sì, 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 no. Oddio, non mi dispiacerebbe. Dai, entrati in casa, entrati in casa, dai, dai, dai. Madonna, quando sei atletico. Ehi, ehi. Non puoi ammazzarlo? Meno lo è. Vai. Però prendilo in faccia. Sfracanato di sangue. Non posso passare. Tu non puoi passare. Io non posso più entrare. Tu non hai ammazzato il sacchino. Il biologo. Vai, vai. Non hai ammazzato. Attivate il talento sadico, che non mi ricordo a che cosa servono. Una che ammazzata. Babbo è morto e basta, tranquillo. Però fa malissimo. Ho letto dei commenti che dicono che ridiamo a forza, quindi non ridiamo. No, no, stai zitto, zitto. Stai commettendo un'intrusione. Oh, anello del defunto, l'abbiamo. This is nothing but an ordinary copper band. It's not worth a tin penny. Ah, da Pesek, chi cazzo è Pesek? Dobbiamo tornare. No, da tizio che c'ha la figlia brutta. Ma perché lo dobbiamo pagare? Ci ha appena chiesto di andare a rubare un anello. No, sta cosa. Ti sei privato di 140, mo vediamo quanti ce ne dà per l'anello, eh. Consegna l'anello a voi, Zack il mugnaio. Allora, io praticamente devo trovare il punto di sto cazzo. Beh, con la pratica si diventa più rapidi, sicuro. Ah, la puttana! Tu devi fare tutto il giro, capito? Devi accompagnare quel punto lì, capito? Questo devi fare. Ah, ma è facile. Col mouse è una cazzata. Dobbiamo andare dietro al mulino per imparare a borseggiare. Jesus! Questa cosa non l'ho mai fatta. Perché noi uccidiamo. Non è il nostro modus operandi. Però questa cosa mi piace un sacco. Mi piace un sacco, eh. Ah, devo riuscire poi? Ah, ok, devo riuscire. Che palle! Dai! Allora, il mugnaio, il cazzo del mugnaio. Dov'è? C'è un nano sopra, non lo vedo. Stop! Surrender! No, ma perché? Guarda che il pungo lo fa cagare, eh. Dici? Eh sì. A posto. Oh, la puttana di tua sorella. Vai, sbrigati. No. Eh? Qualcosa è andato storto. Torna su. Mannaggia. Dai. Perché ti sei spinto di fuori della mappa? Sera. Oh! No, il labirintite. Ma a posto. Dove è andato lui? Lui penso stia traslando qua sotto. Prendi le frecce. Questo chi è? Potevamo borseggiarlo. Ma in tutto ciò, dove è andato? C'è la pece, guarda. Groschen, minchia, 43. Beh, comincia bene il nostro viaggio a rattai, eh. Allora. Dai, ma che sta andando con le mani? Che è un fedelissimo di Bruce Lee. Non le mazzate che sta tirando. Intanto aumenta la difesa. Che è successo? Penso che io l'abbia quasi sconfitto. No. Occhio, ti sta cacciando l'arco, eh. No. Oh. No, questo è forte. L'arco, vattene. Lo so. Sanguinamento c'hai. Ma non attacca più! Harry, non attacca! Che stai facendo? Ha tolto! Che sta facendo? Hai sentito che ha detto? Deve essere da qualche parte qui. È sparito, è un ninja. Prendi. È impossibile superare quel cespuglio. Non posso attaccare! Io no, non posso attaccare! Ma perché non stai. Ma cosa gli sei? Si è buggato. Ma è il combattimento peggiore del mondo. Si è buggato Harry, questo è successo. Come si è buggato? Non attacca, Harry, non attacca. Ma cambia gli arma.
Ma cosa sta succedendo? Si è buggato Harry. Nonna, ma che è sta compenetrazione ogni volta? Guarda, non partono gli attacchi. Ma si è bloccato qualcosa. Porco Satana. Senti, ma io ti odio, guarda, guarda, cazzo di piano. Prenditela con sta merda che si è buggato, scusa. C'è Gigi. Fatti un combattimento col boia, dai, così ti allini pure tu a combattere. Mannaggia. Oh! Ma a te ti sembra normale che non abbia preso manco una volta? Aspetta, ricordami le basi del combattimento. Non ti devi far colpire. Ah, scusa. L1 per parare, per fare i parry e tutto il resto. Scusate. Bravo. Occhio, occhio. E come ha fatto a pia? Ma perché non te prende? Ok, ok. Bravo, così si fa. Va bene, ragazzi, noi abbiamo un piano e noi ci vediamo al prossimo gameplay su Kingdom Come Deliverance.